Siamo in compagnia del dottor Federico Ghimenti, AD della ditta Delta Consulting. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'opportunità. Prego, grazie a lei di essere intervenuto. Di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo di consulenza tecnica alle imprese. In che senso? Facciamo quei servizi di cui le aziende hanno bisogno, quelli tecnici, tipo sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutti quegli aspetti di cui le aziende oggi necessitano per poter adempiere. Esatto. Ma quindi è una consulenza per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro in particolar modo? Sì, non solo, sicurezza sul lavoro, ambiente, sostenibilità, certificazioni. Ah, ecco. E soprattutto globale, come? Sì, globale, e anche il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni per esercire l'attività. L'azienda come nasce e dove nasce? Mi sembra in Toscana dalla parlata. Sì, l'azienda nasce a cavallo, diciamo, fra le province di Pisa e Firenze, perché noi siamo a Santa Croce sull'Arno, che è a confine con Fucecchio. Certo. E nasce nel 1979 da un'idea di mio padre, che aveva capito che in quel momento lì le aziende del territorio, che sono soprattutto le concerie, avevano la necessità di avere un supporto tecnico all'epoca dal punto di vista ambientale. Io sono entrato nel 94 a fianco di mio padre, ho cercato di prendere tutta la sua esperienza che è riuscita a trasferirmi negli anni. Poi nel 2005 sostanzialmente mi ha lasciato l'azienda e io ho cercato di ampliare i servizi man mano che le aziende chiedevano sempre più assistenza. Esatto, sì, nascevano nuove opportunità e abbiamo cercato di dare un servizio sempre più professionale e selezionato. Esatto. Quali sono la vostra clientela di riferimento? Allora, noi, come ho detto prima, siamo partiti nel comprensorio del Cuoio, Santa Crocese. Che è la zona proprio vocata per le concerie. Esatto, le zone sono tre in Italia sostanzialmente. Una è Toscana, come lei sa, una in Veneto e l'altra è in Campania, a Solofra. Quindi la clientela di riferimento sono soprattutto concerie? Allora, sì, sono le concerie, poi piano piano ovviamente negli anni ci siamo ampliati anche nel settore metalmeccanico, settore chimico. E i servizi che offrite quali sono? I servizi che offriamo sono dal rilascio e il rinnovo di tutte le autorizzazioni perché loro esercitino. Quindi l'aspetto burocratico, che non è poca cosa. No, infatti è sempre maggiore. Anche perché credo che ogni anno ci sono sempre aggiornamenti continui. Sì, no? Aggiornamenti, scadenze, ogni modifica comunque deve essere autorizzata dalle ASL, dalle ARPA. E oltre alle autorizzazioni facciamo tutto quello che è la consulenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione incendi, rumore, acustica, quindi tutto il mondo delle certificazioni, dalla 9000 alla 14000, che è poi la certificazione che riguarda l'ambiente, il rispetto per l'ambiente, o la certificazione per la 45001, ad esempio, che è quella sulla sicurezza sul lavoro. Ma non solo facciamo assistenza, ma anche progettazione. Ah, addirittura? Sì, progettazione dall'inizio, praticamente il layout che meglio si adatta per ciascun tipo di attività. Certo. E, progettazione di impianti elettrici, impianti antincendio, impianti di rivelazione incendi, tutto quello che è il mondo sicurezza e ambiente e certificazione. Ho capito. Senta, se dovessi definire quali sono i vostri punti di forza, quali sono? E i nostri punti di forza è proprio questo, di cucire in maniera sartoriale il servizio per l'azienda. Noi ci dedichiamo parecchio all'ascolto per capire quali sono le reali necessità. Le esigenze del cliente. Esatto. E cercate di risolvere, di attuare queste esigenze nel miglior modo. Cerchiamo di sollevarlo a volte anche da attività che non competono in primis all'imprenditore.
o che non è completamente capace di assolvere, insomma. Sì, sì. Avete progetti futuri? Sì, i progetti futuri sono quelli di ampliare i nostri servizi anche ad altri tipi di attività. Noi operiamo nei tre comparti, diciamo, della conceria, quindi Toscana, Veneto, anche un po' Lombardia, cioè delle bellissime realtà, e la zona della Campania. Abbiamo, come ho detto prima, però altri, oltre alle concerie, anche altri tipi di attività. E quello che vorremmo fare è proprio quello di ampliare il nostro know-how, i nostri servizi ad altri tipi di aziende. Sì. Ho capito. Secondo lei come si diventa leader nel vostro settore? Secondo me bisogna essere affidabili. Perché ormai al mondo d'oggi credo che bene o male gli studi, gli ingegneri, i tecnici, ce n'è quante. Quindi dal punto di vista tecnologico dice non ci sono grandi problemi. Sì, secondo me è un aspetto di sapere ascoltare. Quindi rapporti umani prima di tutto, che sì, dà affidabilità e al cliente. L'affidabilità, cioè l'esserci nel momento in cui l'imprenditore ha bisogno. Ecco, questo è fondamentale. Voi in questo siete leader, siete capaci, perché avete fatto un punto di forza della vostra azienda, no? Sì. L'essere presenti, l'essere vicini e risolvere i problemi di cui ha bisogno l'imprenditore. Sì, noi siamo a volte, anche mentre venivo qua, mi rendo conto che a volte siamo quasi un pronto soccorso tecnico, no? L'azienda ha un problema, una necessità, un controllo, ci contatta immediatamente e noi abbiamo un pool di 15 professionisti tecnici che sono in grado di rispondere ognuno per i propri, ovviamente, settori, nessuno è onnipotente. E questo però è siamo una squadra, ecco. È fondamentale per un imprenditore avere un interlocutore che agisce in questo modo, capisci che è fondamentale, quindi complimenti. Io la ringrazio per essere intervenuto e in bocca al lupo. Auguri. Grazie per a lei. Grazie a lei. Siamo in compagnia del dottor Massimiliano Gentilini, titolare della ditta Gentilini Powertrain. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie dell'opportunità. Di cosa vi occupate? Allora, noi siamo un'azienda nel bolognese che è nel settore metalmeccanico, quindi di fatto siamo un po' nel settore automotive, poi siamo nell'area della Motor Valley, quindi ci difendiamo bene da questo punto di vista. Siete inseriti in una valle particolare. Esatto. Senta, quando nasce l'azienda? Guardi, la storia della nostra azienda è prima di tutto una storia di persone. L'azienda nasce nel lontano 1967, quindi fondata da mio papà, più di 55 anni fa, e nasce con una visione di diventare un partner affidabile per i propri clienti, anche per aiutarli a prosperare. In effetti, e poi negli anni a venire, poi è proprio quello che succede, e la nostra aziendina, che in quel momento si occupava di rettifiche per conto terzi, di fatto portiamo a misura precisissima componenti meccanici, di diventare un punto di riferimento per aziende leader del territorio di quel tempo. Io comincio a lavorare con mio papà molto giovane, nel 1985, come operaio, quindi parto dalla gavetta, per poi nel tempo occuparmi anche di altri ruoli. Poi purtroppo mio papà viene a mancare negli anni 2000. E quindi lei ha preso in mano l'azienda, ovviamente. E quindi ho preso le redini dell'azienda e nel 2004 decido di aprire un'attività in parallelo, sempre nel settore metalmeccanico, ma produciamo componenti meccanici in fornitura completa. Ho capito. Quali sono i servizi e i prodotti che offrite ai vostri clienti? Allora, noi produciamo e costruiamo componenti meccanici ad alte prestazioni con la caratteristica che durino nel tempo. Già, questa è una buona cosa, perché oggi in genere una lampadina dura pochissimo, cioè quando una cosa non funziona si butta via, si getta, no. Non si usa più ripararla, no?
c'è da riparare, no, fai prima a comprarlo nuovo perché costa meno e è meno dispendioso. No, sì. No, sono componenti un po' più costosi, quindi è meglio che durino nel tempo, certo. E ci siamo specializzati in tutto quello che è la parte di potenza del motore, il cuore del motore, quindi produciamo alberi a cama, alberi motore, bilancieri, alberi bilanciatori. Ma per quale tipo di auto? Auto, ma anche, allora, diceva, aerea. I nostri settori spaziano da dove c'è un motore, che può essere un motore anche che producono energia, dai motori che producono energia elettrica ai motori per i frigoriferi, passando attraverso le moto, i quad, le macchine, fino ad arrivare agli aerei. Perché dovete avere un'azienda però molto specializzata, voglio dire, perché... Sì, noi siamo molto specializzati nel nostro settore, infatti non siamo in tantissimi a fare questo tipo di prodotto, perché una volta questo prodotto se lo costruivano direttamente le case costruttrici all'interno. Certo. Senta, cos'è imprenditore non sei solo? Guardi, imprenditore non sei solo è un'associazione alla quale noi diamo una mano, perché noi come azienda ci occupiamo anche a livello sociale e sosteniamo un paio di associazioni no profit, una che aiuta i bambini in giro per il mondo, e non lo facciamo solo a livello economico, ma anche dedicandoci del tempo, di volontariato. E l'associazione Imprenditore Non Sei Solo è l'altra associazione che noi aiutiamo, che è nata per aiutare gli imprenditori in difficoltà. E come lo fa questo? L'associazione eroga una formazione di altissimo livello, quindi l'imprenditore o l'assistito di quel momento viene in classe a studiare e ha tutto quello che gli serve appunto per uscire da queste difficoltà, anche con consulenze specifiche legate al marketing, a quello che può essere la gestione finanziaria. Abbiamo gli avvocati, abbiamo... È tutto volontariato, questo, diceva. Assolutamente sì. Questo è molto importante ed è molto bello, perché voglio dire, un imprenditore che aiuta altri imprenditori è una cosa lodevole da parte vostra. Questa idea da chi nasce? Nasce da un imprenditore bolognese che decide di aprire questa associazione, come dicevo prima, aiutando gli imprenditori in difficoltà, e lo fa in maniera completamente gratuita. Nessuno potrà mai chiedere un centesimo all'assistito, è un percorso che può durare fino a 2 anni. E mi diceva che state aprendo scuole un po' in tutta Italia. In tutta Italia, l'obiettivo è aprirle in tutte le regioni d'Italia, perché l'obiettivo dell'associazione, lo scopo, è quello che le imprese italiane non debbano più fallire. È fondamentale che non ci siano più suicidi. Da questo punto di vista. Beh, complimenti per questa iniziativa. Senta, quali sono i vostri punti di forza nell'azienda? Allora, i punti di forza non lo dico io, perché ce lo dicono i nostri clienti. Noi interpelliamo i nostri clienti almeno un paio di volte all'anno, li chiediamo tramite un sondaggio la loro opinione su quale possono essere i nostri punti di forza, i punti di miglioramento. Loro ne citano 3, e uno è quello di ottimo rapporto umano, la presenza, la disponibilità, la flessibilità, quindi ci trovano in qualunque momento, e le competenze tecniche, qualità del prodotto e garanzie di consegna. Direi che sono 3 punti fondamentali perché un'azienda funzioni. Però no, non lo dico io, ce lo dicono loro. No, vabbè, ma uno può essere consapevole di avere queste qualità, perché bisogna essere consapevoli di quello che noi siamo capaci di fare, altrimenti siamo degli zombie. Quali sono i vostri progetti futuri? Allora, noi abbiamo creato un business plan per i prossimi 5 anni, abbiamo un piano di crescita. Saremo un po' ambiziosi, ma vogliamo diventare azienda numero 1 al mondo nel nostro settore. Bene. In più vogliamo investire in nuove tecniche di produzione, che ne stanno nascendo varie, e abbiamo un progetto che aiuterà a migliorare l'efficienza delle persone e le aiuterà a lavorare meglio. Importante. Voi lavorate anche con l'estero, ovviamente. Sì, noi esportiamo un po' in tutto il mondo. Abbiamo clienti anche negli Stati Uniti, siamo anche certificati dalla Federal Aviation, perché appunto facciamo anche componenti per aerei.
durante il periodo di crisi quale strategia avete utilizzato? Allora, noi nel periodo di crisi a livello di marketing abbiamo utilizzato una strategia che è stata molto vicino al vero e sincero interesse per le persone, prima di tutto, e anche la condivisione, perché crediamo che, quindi abbiamo messo a disposizione il nostro know-how con tutti i nostri partner, perché crediamo in una strategia win-win. E il vero e sincero interesse per le persone invece crediamo che sia fondamentale, perché in momenti di difficoltà è fondamentale esserci sia per te che per tutte le parti interessate. Certo, che direi che è una strategia assolutamente utile oltre che umanamente condivisibile, insomma. Bene, io la ringrazio, sono molto gentile, complimenti per l'iniziativa Imprenditore Non Sono Solo, che vada avanti e abbia sempre successo, sia questa che la sua azienda. Complimenti. Grazie mille. Grazie, arrivederci. Grazie a lei.